Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Anita Stories. In questo video tutorial su come riempire i palloncini con gli ingredienti per lo slime. Attenzione, guardate il video fino alla fine perché vi faccio vedere vari metodi e sembra semplice, ma non lo è. Almeno io all'inizio ho sperimentato in questo modo. Ho pensato, bene, prendiamo un palloncino e semplicemente mettiamo gli ingredienti dentro. Qual è la cosa difficile? Si riempirà piano piano, no? Il palloncino è elastico, quindi mi basta prendere queste palline e metterle dentro. Ma attenzione, se fate così, sapete benissimo che gli ingredienti non ci voleranno dentro e ci metterete probabilmente 3 o 4 ore per riempire un palloncino. Quindi questo metodo è assolutamente bocciato. Poi, dopo aver sperimentato questo metodo, ho provato un altro metodo, ho preso un sac à poche, se non sbaglio si chiama così anche in italiano. Un sac à poche serve appunto quello per fare, per mettere poi la panna nella torta. Comunque, ho messo gli ingredienti dentro e spremevo appunto il sac à poche per far entrare gli ingredienti nel palloncino. Pensavo di avercela fatta, sembrava quasi che stesse funzionando, però stranamente il palloncino non è che si riempisse tanto. Quindi ho provato poi a gonfiarlo, ma come potete vedere, non è che sia uscito granché. Quindi anche questo metodo è bocciato, ma passiamo subito ai metodi che funzionano. Fortunatamente sono riuscita a trovare dei metodi che funzionano perché purtroppo su YouTube non c'era nessun tutorial su come farli. Quindi, siccome voi me l'avete chiesto, ho pensato assolutamente devo aiutarli. Quindi, cosa ho fatto? Ho preso una bottiglia vuota, una bottiglietta piccola è meglio, però se non ce l'avete va bene una bottiglia grande. Ho messo lo shampoo dentro, che è l'ingrediente che voglio mettere nel palloncino, poi gonfiate il palloncino e giratelo. Così rimane gonfio mentre lo attaccate alla bottiglia, poi rigiratelo, così il palloncino non si sgonfia perché la bottiglia appunto è chiusa e tiene l'aria dentro. Poi girate la bottiglia e fate scivolare l'ingrediente dentro. Dopo averlo fatto, tirate via il palloncino e chiudetelo. Questo è un metodo che funziona benissimo. Un altro metodo è di prendere un contenitore, ad esempio, questo era un contenitore della colla. Lo dovete lavare e pulire bene, anche se il mio è rimasto un po' sporco, come potete vedere dalle palline attaccate. È rimasta un po' di colla, sono rimaste incollate lì. Comunque, se prendete uno di questi contenitori viene anche meglio perché la plastica è più morbida. Quindi potete appunto schiacciarlo e far andare gli ingredienti dentro. Poi, se avete un non mi ricordo come si chiama quell'aggeggino lì, come si chiama? Non me lo ricordo. Per mettere gli ingredienti meglio dentro, è ancora meglio, se no potete comunque metterli con le mani. Poi girate appunto il contenitore. E la cosa positiva è che potete appunto schiacciarlo per far andare gli ingredienti meglio e più velocemente. E potete appunto riempirlo. Poi ora vi faccio vedere anche come mettere la colla nel palloncino, che è un po' più difficile, secondo me, perché potrebbe succedere un disastro, nel senso cadere un po' dappertutto. Allora, dopo che l'avete messo, sgonfiatelo. Se volete potete lasciare un po' di aria dentro, così quando lo tagliate esplode di più, e poi potete chiuderlo ed ecco fatto. Allora, per la colla vado sempre ad utilizzare, ma come cavolo si chiama questo coso qua? Non mi ricordo. Scrivetemelo nei commenti. Comunque, potete utilizzare appunto uno di questi, oppure potete metterla manualmente. Allora, potete metterla appunto in una bottiglietta o in una bottiglia, poi girarla e piano piano, poi potete anche schiacciarla la bottiglia, così tutti gli ingredienti entrano dentro, appunto. Dopo che avete finito, togliete il palloncino, togliete l'aria o se volete lasciatene un po' e richiudetelo ed ecco fatto. Ora invece vi faccio vedere come mettere glitter o decorazioni piccoline, insomma. Per i glitter o altre decorazioni tipo palline, innanzitutto la bottiglietta deve essere completamente asciutta, altrimenti si attaccano tutte ai lati. E poi vi consiglio anche di usare
una bottiglietta più piccolina, così viene molto meglio appunto mettere gli ingredienti. Io sto usando questa qua, che era un contenitore insomma di liquidi da viaggio, insomma qualsiasi tipo di bottiglietta. Poi il metodo è sempre lo stesso: gonfiate il palloncino, giratelo, girate la bottiglia ed ecco qua i glitter dentro il palloncino. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici che vogliono sapere come si fa. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile e vi mando un bacione enorme a tutti. Ah, dimenticavo, la parola segreta del giorno è palloncino che scoppia. Chi la azzecca questa volta vuol dire che siete iscritti fedeli, perché l'ho messa proprio alla fine, quindi vediamo un po' chi la scrive. Un bacione.